Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova condivisione sulla parola di Dio della domenica. Ieri è stata la festa della Domenica delle Palme e oggi vogliamo inquadrare, fare un'inquadratura diversa nella nostra condivisione, richiamando alla vostra attenzione questo bellissimo crocifisso. Gesù riporta, come ci descrive la narrazione della Domenica delle Palme, porta sulle sue spalle la pesante croce. Lui vive il momento, prima ancora vive il momento della solitudine nell'orto del Getsemani, poi il momento della delusione, del tradimento da parte dei discepoli che lo lasciano da solo e da parte di Giuda che più degli altri lo tradisce. E poi il momento della sopportazione, della tortura, della flagellazione e infine della crocifissione. Però Gesù ha sopportato tutto questo proprio perché aveva in sé, davanti agli occhi, la certezza della vita eterna. È sempre questa, quella luce fissa come una stella che non dobbiamo mai perdere di vista. Nei giorni passati un sacerdote mi ha detto: oltre ogni croce che noi portiamo c'è sempre la luce. E queste parole mi hanno fatto molto riflettere nei giorni che hanno preceduto la Domenica delle Palme. Pensandoci mi sono detto: sì, è vero, oltre ogni croce che portiamo quotidianamente c'è sempre, già in questa vita, la luce di una soluzione migliore, perché, come mi ha detto questo sacerdote, per ciascuno di noi, al di là della croce che portiamo, la difficoltà passerà e verrà una situazione migliore. Ma poi, soprattutto, mentre portiamo la croce, ci affianchiamo a Gesù come il Cireneo, non dobbiamo mai dimenticare quella stella luminosa cui accennavo prima, che è la stella della vita eterna. Se noi abbiamo la fede in questo dono meraviglioso di Dio, allora in essa troviamo la forza di portare la nostra croce quotidiana. Ma poi soprattutto il Signore non la dimentica e accoglie noi come ha accolto i nostri cari nella luce meravigliosa della vita eterna. Sia lodato Gesù Cristo. Gloria.